Beh, è un regista originale, visto, no? È uno stile a cui forse non siamo abituati, però non tradisce lo spirito della commedia italiana, fa ridere, però anche fa riflettere. Allora, questo film potremmo definirlo come una commedia di impegno civile. Noi in Italia abbiamo un'importante tradizione di cinema di impegno civile, registi come Francesco Rosi, Elio Petri, più tardi Marco Tullio Giordano, che è un autore di cui magari qualcosa diremo perché è legato un po' a PIF, ci hanno raccontato i momenti più drammatici della nostra storia, i più dolorosi, attraverso figure spesso che non vanno in alcun modo dimenticate. Ma questi film di impegno civile solitamente sono dei film assolutamente drammatici, dei film nei quali non si sorride. Questo invece è un film sulla memoria, è un film che recupera un momento della storia italiana fondamentale, che non è solo mafia ma è anche politica, e lo fa però con un sorriso e con una leggerezza unica. Non esistono, a mio modo di ricordare, precedenti di questo tipo. Per andare a pescare un film che racconta la mafia con questa leggerezza, mi viene in mente, non so quanto a proposito, ma un po' sì, per capire un po' di quello che stiamo parlando, un film come Giovanni Stecchino di Roberto Benigni. Allora, è un film comico quello, e come i film comici sono dei film che volano sulle cose, non sono i film che entrano nella denuncia e nel racconto della realtà, sono fatti per far ridere. Ma in quel film si parla di mafia. Vincenzo Cerami, che fu lo sceneggiatore di quel film, ricordava come il critico Calisto Cosmic, che era stato un importante critico italiano, parlò di quel film come uno dei più importanti, insomma un film molto antimafioso. Allora, il punto qual era di quel film? È che loro, Cerami disse, sai, noi volevamo fare un film comico, un film che funzionasse col pubblico, che lo facesse divertire. Ma ci siamo resi conto, poi abbiamo lavorato in maniera tale che abbiamo ridicolizzato i mafiosi, li abbiamo dipinti col cervello piccolo piccolo. E se c'è una cosa che fa arrabbiare la mafia è proprio questa, perché quando si racconta il loro potere, la loro forza, spesso loro si sentono ancora più forti, provano quasi un piacere perverso. In quel modo noi li abbiamo appunto sminuiti, li abbiamo toccati su questo tallone d'Achille. C'è un articolo che scrisse, e qui mi ricollego al film di Biff, che scrisse Angelo Buttafuoco sul Foglio quando uscì La mafia uccide solo l'estate, e lui disse il vero tallone d'Achille della mafia sono i fondelli. Alla mafia non piace essere presa per i fondelli. Ecco, io penso che, per chiudere il discorso, un film come quello di Biff, oltre a fare cronaca, oltre a fare storia, oltre a recuperare memoria, ha anche la capacità di raccontare la mafia ridicolizzandola, con dei momenti, degli elementi proprio di cinema comico. Mi viene in mente uno dei diversi, quello di Totò Riina, che non sa usare il telecomando, poi la grandezza è che si trasforma in documento leggero, ironico, di preso in giro, con un comportamento drammatico. Ecco, però la chiave, l'originalità di Biff è proprio questa. Tra l'altro lui che cosa fa? Lui porta, è un esordio questo, un'opera prima, sapete più o meno tutti cosa è un'opera prima, cioè quando il regista per la prima volta diventa tale, quando si confronta con un lungometraggio per la prima volta. Lui che cosa fa però? Lui porta quello che è stato il suo stile televisivo, perché Biff è stato un autore prima e poi un conduttore, un autore televisivo nel senso che costruisce quasi dei documentari, dei reportage. Il programma che lo ha reso famoso da questo punto di vista è non tanto Le Iene, che è stato il precedente a cui ha lavorato prima, ma il Testimone, che è andato in onda con MTV dal 2007 al 2014. E lui lì ha usato sempre una regalina molto leggera, costruendo uno stile molto fluido, molto immediato, quasi da bambino da matrimonio, quindi togliendo qualsiasi filtro tra lo spettatore e il racconto che gli viene fatto. Ma lui
questa capacità che ha, questa freschezza, questa originalità, l'ha portata poi in questo film. Quindi ha usato quelle che sono le sue caratteristiche, quelle che il linguaggio che lui sa usare e che l'ha reso bravo. Nei contenuti invece, anche qui c'è una continuità, perché lui, anche nelle puntate del testimone, la prima puntata, se non sbaglio, in assoluto, che fa del testimone, si chiama Addio Pizzo e racconta l'associazione che ha combattuto il Pizzo a Palermo, e nel corso delle diverse edizioni ci è tornato altre volte, ha fatto un Addio Pizzo 1, Addio Pizzo 2, Addio Pizzo 3. E poi un'altra puntata si intitola Orfani di Mafia, è andato a raccontare storie di persone che hanno perso i genitori perché vittime della mafia, è andato a raccontare in questo documentario. Per cui c'è tutta una linea di continuità del suo lavoro. Addirittura quando nel ventennale della morte di Falcone e Borsellino venne fu edito un libro scritto a più mani, un racconto dei diversi, dei vari, era proprio il Biff di Francesco Diliberto, che si intitolava Era stata una fuga di gas. Il racconto si riferiva a Via Castaggio di Via D'Amelio, lui l'aveva raccontata in quel modo, cioè era andato proprio, perché insomma lui quando avvenne la strage andò proprio sul luogo e non pensava che potesse essere la morte del magistrato, addirittura all'inizio aveva pensato che era una fuga di gas. Questa frase un po' ci fa riflettere su un po' le atmosfere del film, no? E queste atmosfere anche così sempre ironiche, perché un altro elemento che c'è sempre nel testimone, nel suo programma, oltre all'immediatezza del linguaggio, alla freschezza, è anche l'ironia. Tutte le sue interviste, sia a personaggi famosi ma anche a storie invece importanti, anche se non famose, di contenuti, sono sempre irriverenti, ironiche e con un pizzico di genialità, forse qualcosa più di un pizzico, che sono caratteristiche che ritroviamo anche in questo film. È interessante quello che hai detto di Addio Pizzo, perché anche in questo film mi si è rivolto a questa associazione a Palermo, proprio perché spesso i film che fanno sulla mafia in Sicilia comunque bene o male bisogna pagare il pizzo, e lui fin da subito si è rifiutato di fare questa cosa, si è fatto aiutare proprio da questa associazione, quindi in qualche modo è un lavoro che lui continua a fare insieme a questo gruppo per anche appunto far capire che si può uscire dalla mentalità. Sì, e poi un altro elemento direi interessante per finire di rispondere alla tua domanda, importante, è l'uso del repertorio che lui fa, che è un uso magistrale, primo perché la memoria la si rende più viva attraverso le immagini reali, e poi anche il lavoro che fa di equilibrio tra la fotografia della finzione e quella dei repertori è davvero un lavoro importante a livello di luminosità, appunto di fotografia. Anche in una delle scene finali, se non sbaglio, quando loro si incontrano, lui e lei si baciano per la prima volta, lui è vestito con una maglietta a righe bianca e rossa, e subito dopo vediamo le immagini che credo che siano di percorso, dove si vedono due ragazzi che scavalcano una recinzione e sono vestiti esattamente come loro. Allora io immagino quello sia il repertorio, però loro hanno costruito proprio questa diciamo questa fusione di questi due elementi che insomma è molto interessante. Anche nel funerale del giudice della chiesa è incredibile, hanno proprio fatto una fusione di quei colori, i costumi. Ah, e poi un'altra cosa, l'ultima cosa per quanto riguarda diciamo la continuità che c'è in PIF nell'arrivare a questo film, che lui fu assistente alla regia di Marco Tullio Giordana nel film I 100 passi, che è un importante film contro la mafia, no? E lui dice che mi ricollego un po' a quello che dicevi tu, Addio Pizzo, che se poi oggi è possibile andare a Palermo e girare un film senza pagare il pizzo, lo dobbiamo anche a personaggi come Peppino Impastato, che con il loro sacrificio hanno cambiato il corso della storia. Bene, allora vi facciamo subito intervenire con la solita metodologia. Frati sono pronti ai loro posti.
Sì, magari intanto che si scalda non riesco a ricordare un po' i protagonisti di questo film, che non sono tanto il giornalista Biff e la ragazza, ma sono i martiri della mafia, gli eroi uccisi. E allora, la sfida di Biff era enorme, cioè lui doveva raccontare vent'anni di mafia col sorriso e raccontare anche questi eroi che hanno pagato con il loro sacrificio e con la loro vita, il loro coraggio. Il primo è Boris Giuliano, che è quello che offre le pastarelle e Iris a Palermo, e fu il capo della squadra mobile e aveva indagato a lungo sulla morte di un giornalista, sulla scomparsa di un giornalista che si chiamava Mauro Di Mauro, e fu ucciso per il suo grande intuito, per le sue grandi capacità, per la mafia è sempre stata bravissima a capire chi era bravo e chi non era bravo. Poi un altro è il magistrato Rocco Chinnici, che è quello che abitava nel Palazzo di Flora e che è stato l'ideatore del culo antimafia, e se c'è stato un maxi processo lo si deve anche a Rocco Chinnici. Un altro è Pio La Torre, sindacalista del Partito Comunista, che è stato quello, lo dice anche il protagonista nel finale, è stato l'ideatore del sequestro dei beni mafiosi e quello che ha ideato la commissione antimafia. E poi Carlo Alberto Dalla Chiesa. Carlo Alberto Dalla Chiesa fu inviato a Palermo su pressioni del ministro Rognoni, e quando arrivò a Palermo disse che era stato inviato in una città in una fase d'Italia con gli strumenti che avrebbe meritato il prefetto di Forlì. E una cosa che mi piace ricordare, poi passiamo alle domande, è che in un altro film di impegno civile, di memoria, che è Placido Rizzotto, che racconta una mafia precedente, una mafia dell'immediato dopoguerra, il film è di un regista siciliano che si chiama Pasquale Scineca, è un bravo regista siciliano, e il film si conclude con una stretta di mano tra Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Siamo nel 1948, comunque alla fine degli anni 40, e già queste due grandi figure stavano combattendo la mafia, quindi insomma, per dire l'enormità del problema e quanto è stata lunga la battaglia di impegno di figure come questo, che insomma meritano, non è mai abbastanza le volte in cui insomma, devono essere raccontate e ricordate. Leggevo in un'intervista proprio a Biff che vi diceva: mi è piaciuto raccontare questa storia per ricordare gli eroi, perché spesso a parlare di mafia si finisce solo con l'appunto dare troppa importanza ai cattivi, in un certo senso, anche vi diceva smitizzare un po' le figure che attraverso film come Il Padrino hanno fatto diventare la mafia come qualcosa di cool. Sì, ma anche da noi abbiamo recentemente esperienze con il problema di romanzo criminale da questo punto di vista, o Mora, no? Qualsiasi questo rischio. Bene. Io vorrei che ci raccontaste anche qualcosa, perché penso che forse a livello anche di ricordi, di... E qua c'è un intervento. Allora, il film secondo me è molto utile, perché la memoria è breve. E ricordarci tanti drammi di quella regione del nostro paese lo trovo proprio utilissimo, anche perché di questo problema ancora noi non ci siamo liberati. La mafia si è spostata dal sud al nord e così via, tutto quello che leggiamo. Quindi è bene che ci ricordiamo, acquisiamo maggiore consapevolezza di tutto quello che ci circonda. Perdere la memoria per un paese è sempre una cosa grave, quindi ben vengano i film che ce lo, in qualche modo ci aiutano a mantenerla. Un altro merito di questo film, secondo me, è l'originalità dello stile. Lo stile è veramente nuovo, sia nel presentare i personaggi, che sono vari, ma nello stesso tempo un po' mantengono questo
aspetto di distacco rispetto al ruolo che lo ricoprono, no? Cioè non è un ruolo ricoperto a mo' di fotocopia, è un ruolo che rimane abbastanza personale, e questo secondo me è un merito del film. L'altro merito è il fatto che il male continua ad essere quasi banale. Le figure che noi vediamo, le figure negative, non sono quelle che immaginiamo, capaci, grandi, sono figure modestissime, però hanno fatto e continuano a fare tanto male. Quello che io trovo poco convincente nel film è il suo essere frammento, che può essere un elemento positivo ma nello stesso tempo negativo. E mentre nella prima parte il frammento piace, ci diverte, è scorrevole, nella seconda parte io avverto un certo senso di stanchezza, no? Di perdita di vivacità. Ecco, la vivacità che c'è all'inizio, forse anche perché la materia cambia, perché entriamo nel vivo del discorso, quindi questa frammentazione si avverte maggiormente. E poi l'altra cosa, questo tono dissacrante, che è un fatto positivo secondo me, certe cose vanno vissute ma non devono diventare dei saldini, perché altrimenti non ci servono. E quindi dissacrare certe cose è un modo che ci aiuta a capire dove siamo e che cosa dobbiamo fare. Dall'altra parte però teniamo sempre presente che uno dei mali del nostro paese è la mafia, quindi dissacrare sì, ma teniamo presente che cosa dobbiamo dire. Beh, allora, mi viene da dire che al di là del racconto dei personaggi, al di là del racconto delle date e dei fatti, lui riesce a raccontare anche altro, riesce a raccontare una mentalità, riesce a raccontare un background culturale. Per esempio, quando una cosa che fa sempre, che fanno sempre le mafie, di questo parla anche molto Saviano, insiste molto su questa cosa nei suoi articoli, oltre che in Gomorra, molto del fatto che la mafia tende molto a depistare e a infangare le persone che elimina, che uccide, e spesso le cose che vengono usate principalmente sono due: uno era un femminaro, i rapporti con le donne, e l'altro è quello dei debiti. Allora, lui riesce a raccontare bene anche questo, con ironia, qualcosa che arriva molto, e in più racconta come il fenomeno mafioso degli anni 80 veniva percepito, non veniva dato per esistente, ma veniva considerato come qualcosa di non pericoloso se tu volevi. In questo modo lui si sente anche in colpa, cioè si sente anche indietro di questa cosa, e esprime anche un'autoanalisi collettiva, personale e collettiva. Il fatto che questa fosse la mentalità ha portato a lasciare sole persone come quelle che hanno parlato con la vita, perché con una collettività forte probabilmente tutti quegli omicidi non ci sarebbero stati. E lui riesce a raccontare anche questo nel film, e non mi sembra poco. Sì, in un certo senso si ricollega molto al film che abbiamo visto l'altra volta di Annale, dove si parlava anche di questo, della la coscienza civile, si diceva, se il popolo fosse stato più presente, ma anche per l'elemento che diceva prima della banalità, della mediocrità del male. Però l'altra volta c'erano più interventi, sembra che l'olocausto che forse ci coinvolge di più, ma questo è un problema italiano. E però ci sono altri interventi? Dai, Dante. Voglio esporre un mio parere personale. Credo che questo film si presti poco a un dibattito, nel senso che un dibattito viene fuori da se ci sono eventi o situazioni controllabili da più punti di vista. Qui il regista ha esaurito, secondo me, in maniera perfetta la situazione. Ha fatto un quadro dei problemi della memoria, dei problemi di
bellissimo quadro, per esempio, di come Flora a un certo punto diventa parte del sistema di potere. Però capisco che c'è poco spazio per il dibattimento, perché il film ha esaurito tutto, ha esaurito in una maniera splendida l'argomento, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista civile. Questa è la mia osservazione personale. Guardi, mi fa venire in mente questo. Il film ha ottenuto due importanti premi a livello nazionale, che la dicono lunga sul suo valore e sul suo essere sorprendente. Ha vinto il David Linorello come miglior regista esordiente PIF e anche il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. C'erano anche altri esordi importanti, c'era per esempio a mio giudizio Smetto quando voglio di Sinesi Figli, era una commedia che meritava, era una commedia sul presente che raccontava la difficile condizione della nostra generazione dal punto di vista lavorativo, col paradosso e con un'iperbole. Ma insomma, il film di Biff è un film che è arrivato tanto per prendere tutti e due i premi più importanti a livello nazionale, ed è un film che sostanzialmente, come dice lei, ha messo d'accordo tutti, le critiche sono all'unanimità positive ed ha ricevuto importanti complimenti anche da storici combattenti della mafia, per esempio Pietro Grasso, che ha visto il film la prima insieme a Biff, e ha comunicato, insomma, gli ha lasciato un'intervista, gli ha detto lui stesso, ha detto questo secondo lui è uno dei film sulla mafia e contro la mafia più potenti che siano mai stati realizzati, un film che guarda anche bene, che per fortuna hanno visto in tanti, e come poi il finale del film molto chiaramente esprime, è un film che può funzionare molto anche sulle nuovissime generazioni, per proprio il linguaggio che ha, per la freschezza e anche per questa sua capacità di mescolare elementi altamente drammatici ad altri puramente comici. Un altro personaggio completamente proprio da cinema comico è quello di Jean Pierre, il conduttore della trasmissione televisiva, quello non è neanche da commedia, cioè quella è una macchietta proprio da cinema comico, che è un'altra cosa rispetto alla commedia. E poi appunto c'è questa freschezza, questa agilità degli elementi di romanticismo e c'è un'idea geniale alla base, ecco. Biff, uno degli aggettivi che si possono usare per lui è proprio quello di essere geniale. Lui è anche molto timido, ha questo stile tutto suo dovuto proprio al fatto di essere particolarissimo, di non somigliare a nessuno se non a se stesso, e questo poi la gente arriva, le persone sono in grado sicuramente di distinguere e di accogliere il nuovo e il bello. Anche la figura di Cristiana Camotondi mi piace molto, no? Che sembra appunto, porta anche leggerezza forse lei stessa come personaggio. Sì, insomma la sua ingenuità è piacevole. È una bellezza delicata. Sì, 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 però ecco, poi l'ironia di Biff dove sta? Sta anche nel fare satira, nel fare denuncia, nel ricordare anche cose assolutamente negative con un'intelligenza ironica. Per esempio penso alla battuta su Salvo Lima, no? Quando lui dice l'Europa ha bisogno della Sicilia, la Sicilia ha bisogno dell'Europa, si arriva a ridere, no? Però ridicolizza anche politicamente la figura di Lima, oppure quelle semplici battute molto leggere, quasi sussurrate, che poi sono molto importanti, racconto molto quando dice Lima, dice la Sicilia in prima linea contro la mafia. No, è in seconda, neanche in terza, no? Queste, però sono insomma, concetti forti che arrivano. Sì, come dicevi tu, appunto, ci racconta anche la politica, sì, di quel periodo, la DC, Andreotti, appunto, la figura di Andreotti che cioè, è simpatica, questa fissazione che ha questo bambino per una figura così poi ambigua, che diventa quasi un mentore inizialmente. Ma io so anche che tra di noi ci sono magistrati che magari ci possono anche raccontare qualcosa, no? Ho quasi fatto il nome e cognome. E poi anche abbiamo voglia di sentire voci nuove.
perché poi dopo di solito alla fine del dibattito mi vengono sempre a fermare per dirmi le cose. E di solito sono sempre anche interventi interessanti. Prendete coraggio e condividiamo, che è un po' la cosa bella del nostro cineforum. Mi sento parlare, quindi qualcosa da dire ce l'ha detto. Ecco qua. Non mi voglio obbligare, però. Questo è un film. Sì. È un film molto carino, è piacevole, è una bella commedia, con delle implicazioni sociali molto grandi. Quello che ha fatto nascere in me questa cosa, in questo film, è una riflessione, una domanda. Sono accadimenti di 30 anni fa, degli anni 80, 82. E in questo periodo noi quello che sentiamo alla televisione, che leggiamo sui giornali, non riguarda più tanto la mafia della Sicilia quanto l'andrangheta calabrese. La sentiamo coinvolta continuamente nelle questioni politiche, nemmeno tanto nel meridione quanto soprattutto al nord. La mia domanda è questa: se non sentiamo più di avvenimenti terribili come quelli dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, che sono rimasti impressi nel nostro animo in un modo enorme, è perché questa silenziosità della mafia della Sicilia in questo periodo è dipeso dagli interventi dello Stato, dagli interventi della magistratura, dal cambiamento della reazione locale siciliana, Palermo, eccetera, oppure quanto è dovuto al fatto che la mafia non è più rappresentata come in quegli anni da un pazzo sanguinario che ammazzava, questo e quello, semplicemente si è fatto uno sgarbo, ma è anche dall'atteggiamento. Oggi chi è il capo della mafia? Messina Denaro, che non si sente mai, non fa nulla, però agisce sotto. Quanto il cambiamento, quello che uno straniero potrebbe, se vive due anni in Italia, dire: ah, io di Palermo, di Catania, della mafia non ho più sentito nulla, la mafia è stata debellata. No, questo non è vero, ovviamente, ma quanto in questa situazione di oggi ha inciso il cambiamento del paese e dei suoi organi costituzionali, e quanto invece l'atteggiamento di un capo della mafia che agisce in un modo diverso, attraverso la speculazione finanziaria, attraverso l'insinuazione nella politica, e quindi sotto traccia, e non ce la accorgiamo più. Allora, diciamo che esperienze come quella di Biff e il discorso su Addio Pizzo che abbiamo fatto, cioè la possibilità di andare a Palermo e girare un film senza parlare di Pizzo, in parte è una risposta alla sua riflessione. Poi c'è da dire questo, che dopo le stragi del 93, che sono successive al film Roma, Firenze e Milano, a un certo punto qualcosa è cambiato. Su questo ci sono ancora delle riflessioni in corso, delle indagini, non sappiamo ancora cosa è accaduto. Il cinema anche sta tentando di raccontarlo, per esempio c'è un film che si intitola La trattativa di Sabino Mazzanti, che sta tornando, cioè c'è un dibattito aperto su questo argomento, non abbiamo risposte precise. Però per esempio c'è un altro film che mi va a citare, che ci racconta come la cultura mafiosa esista ancora anche a Palermo in Sicilia. È un film che ha una fotografia interessante da amare dell'Italia contemporanea, è un film che si intitola Berlusconi,
ed è un film che è stato a Venezia l'anno scorso e che è di un regista siciliano palermitano che conosce bene quell'argomento. Lui si chiama Franco Maresco e ha lavorato per tantissimi anni in coppia con Daniele Ciprilli. Loro sono stati Ciprilli e Maresco, quelli di Cinco TV e di un film assolutamente innovativo, un film che ha raccontato anche la mafia. Ecco, lui in quest'ultimo lavoro da solo ci racconta come questo, come una sottocultura, come una cultura che ancora ospita e innaffia il sistema mafioso, purtroppo esiste ancora. E credo che la battaglia non sono io, insomma, che lo devo dire, non ho gli strumenti per dirlo, ma immagino che sia molto molto lunga e faticosissima. Ecco, però poi film come questo di Piff danno il loro contributo per combattere questa battaglia, per mettere energia positiva nei muscoli di chi, che poi siamo tutti, dobbiamo ogni giorno combattere contro questa terribile piaga. Piff dice una cosa in un'intervista riguardo al film, dice: sull'onda emotiva dei grandi eventi è facile essere antimafiosi, è molto più difficile, è più difficile esserli nel quotidiano. Per questo uno come Saviano dà molto fastidio poi alle mafie, perché il suo è un martellamento, è uno che continuamente spiega come stanno le cose. E penso anche Saviano è un'altra risposta. Saviano ci racconta che tutto è ancora vivo, naturalmente è un organismo in continua modificazione che si adatta al nuovo, ma nemmeno esiste purtroppo. Ok, allora, ci salutiamo, se non ci sono altri interventi, se no di spazio ne abbiamo, e ci vediamo, mi dicevano di dire che, visto che poi c'è qualche Edoardo, che il 22 febbraio, che è domenica, ci sarà il giro per le strade di Fellini. Non ci sono problemi perché non c'è più il blocco del traffico. E no, c'è il blocco del traffico, ma noi non abbiamo di questi problemi perché abbiamo il permesso di girare. Ecco, quindi per chi fosse coinvolto e iscritto il 22 febbraio non ci sono problemi. Ok, quindi ringraziamo, ci vediamo la settimana prossima con lei. Grazie a tutti.